continuavo a cercare e a guardarmi intorno e mi dicevo: ma è possibile che non ci siano risorse per il marketing online pensate apposta per chi ha una piccola attività? Possibile che tutti si dedichino alle grandi aziende, quando in Italia la maggior parte delle aziende è una microattività che comunque si merita di comunicare al meglio delle proprie possibilità. L'idea di Guido è nata proprio lì. Fino a quel momento facevo la consulente e la formatrice per freelance e microaziende. Ho unito la mia esperienza a quella di Ivan, che è un web designer, e da quel momento rovesciamo tutte le nostre competenze dentro a Guido. I temi che tocchiamo sono selezionati e aumentano nel corso del tempo perché rilasciamo materiali sempre nuovi. Siamo selettivi perché vogliamo che dentro Guido tutte le raccolte siano facili da consultare, da seguire, estremamente chiare e che sia possibile mettere in pratica subito i consigli che diamo. Chi ha una piccola azienda vuole sapere le cose importanti e le vuole sapere nel modo più efficace possibile. Per questo dentro Guido ci sono, oltre ai video, tutte le trascrizioni dei video, così se non hai tempo di guardarlo almeno lo puoi leggere. Inoltre ci sono tutte le risorse da scaricare per fare gli esercizi quando hai un attimo di tempo e con più calma. Ogni cosa che c'è dentro Guido è fatta così perché ci teniamo davvero. Ci teniamo a essere utili e quando gli abbonati ci scrivono dicendo che hanno messo in pratica i nostri consigli e che il loro marketing in qualche modo è migliorato, siamo davvero felici di ricevere i loro messaggi. Una volta al mese c'è un webinar dedicato solo agli abbonati in cui rispondiamo a tutte le loro domande e possiamo interagire online. E durante l'anno attiviamo dei workshop in classe che sono delle ottime occasioni di confronto dal vivo. Tutto questo è compreso in un solo abbonamento mensile oppure annuale. Ivan, guarda, è arrivato questo proprio mentre registravo. Leggi. Figo, no?